A tutti i livelli, a tutti i settori c'è stato un interesse sempre maggiore nei confronti di questo nostro piccolo miracolo, insomma. Quindi noi Anche nei singoli abitanti ci raccontavi la del quello della Ruspa piuttosto che. Sì. Quello della Ruspa non è Salvini. No, certo che no. Radio Bici, storie dell'Italia che si muove. Allora, questo sito noi l'abbiamo scoperto perché diciamo da fonti d'archivio noi sappiamo che era un sito importantissimo, siamo qua, per la produzione del ferro che a partire dall'epoca etrusca viene estratta dalle miniere. Cosa avete trovato di particolare? Ecco, sorpresa delle sorprese, una fattoria di epoca romana, quindi probabilmente una villa rustica. Perché vi è venuto di fare il crowdfunding? Oltre che per tirare noi all'isola d'Elba. Certo, lo scoprirò quello alla fine. Allora, l'Elba si presta sicuramente a questo tipo di iniziative. Abbiamo capito che la comunità è veramente partecipe di questo scavo, cioè noi ci piace un po' definirla appunto archeologia pubblica, che altri nostri colleghi già attuano con successo. Ci siamo dovuti inventare veramente di tutto e devo dire che ancora una volta l'Elba ha risposto in una maniera, devo dire, quasi commovente, perché appunto basta pensare ai ristoratori che hanno fatto a gara per ospitarci ogni sera al ristorante, quindi hanno dato in qualche modo il loro contributo. Basta pensare ai proprietari del sito, perché noi scaviamo su una proprietà privata, che ci alloggiano gratuitamente per 5 settimane all'anno, quindi non è da tutti. Questo è il primo progetto che provate a mettere su crowdfunding. Sì. Che risultati ti aspetti e se si potrà pensare a mettere qualcos'altro in crowdfunding? Noi ci aspettiamo ovviamente non di raccogliere delle cifre esagerate, però anche solo vedere che ci hanno scritto anche delle belle cose dicendo: ragazzi, insomma, il vostro entusiasmo va premiato, va commosso, quindi se questa esperienza dovesse andare bene ovviamente sarà difficile fermarci, quello sì. Ci mettiamo tanta passione e tanto cuore e c'è una risposta, insomma, da parte delle persone, quindi ci fa sentire utili nel nostro piccolo. E allora diciamolo, l'archeologia è più viva che è morta, andate su Produzioni dal Basso, sì, giusto? Dai, a sostenere. Come lo trovano? Come si chiama? Lo trovano, il progetto Lo Scavo di San Giovanni. Portoferraio. Portoferraio, sì.